Chi ha una pagina Facebook per pubblicizzare la propria attività professionale o commerciale, vantandosi di essere leader del mercato o di avere molta esperienza nel settore, potrebbe a sorpresa trovare alla porta dell'ufficio non già un cliente, ma l'Agenzia delle Entrate. Questo perché il fisco ha iniziato a prendere di mira i siti internet e le fanpage di Facebook. Le dichiarazioni fatte su internet dal contribuente sono infatti delle confessioni e consentono di avviare l'accertamento fiscale. Così l'incauto commerciante, l'organizzatore di gite o l'intrattenitore per bambini durante le feste, il piccolo bar, il DJ o anche lo studio professionale che millanta professionalità ed esperienza pluriennale nel settore facendo capire al pubblico che il proprio parco clienti è ampio, non sta facendo altro che tirarsi la zappa sui piedi. Le sue confessioni infatti possono essere utilizzate dal fisco per inviare un accertamento e saranno difficilmente confutabili in una successiva causa. Ma cosa rischia col fisco chi guadagna da un sito internet? Soprattutto, quante possibilità ci sono che l'Agenzia delle Entrate lo intercetti? Secondo i giudici tributari, è valido l'accertamento fiscale originato dalla semplice verifica del sito quando quest'ultimo è in grado di fruttare guadagni. In buona sostanza, se il titolare di un sito, semplicemente per esaltare un prodotto, sta facendo capire al pubblico che ha molti clienti, sta realizzando una confessione. Una confessione inconfutabile o difficile da confutare, anche se si tratta di semplici vanterie per invogliare i clienti.